Bene ragazzi, rieccoci con la decima parte di questo playthrough. Dunque, allora, la frontiera dell'incubo l'abbiamo fatta. Quindi, avendo sconfitto Rom e essendo la luna rossa ormai su Yharnam, direi che possiamo andare a farci un giretto con le quest degli NPC. Perché adesso tutte le quest di questi NPC che abbiamo incontrato prendono una piega significativa. Finalmente qualcosa succede. E ne abbiamo parecchie di cose da fare. Abbiamo Josefka, abbiamo la sorellina di Viola Gascogne. Insomma, ne abbiamo. In ogni caso, adesso cominciamo magari a utilizzare un po' tutti i begli echi che abbiamo recuperato, tutte le cose. Per salire di livello e pompare di brutto le nostre armi, ovviamente. No, di brutto no, perché alla fin fine, come ho detto nel video precedente, adesso saliamo molto molto lentamente di livello. Allora, da notare una cosa. Adesso, conoscenza del folio, lo sparo su del tutto. Perché sapete che dentro qua, nel sogno del cacciatore, ci sono vari dialoghi nascosti che si possono ottenere. E tutti questi dialoghi sono ottenibili in base ai punti intuizione che avete. Dunque, mi spiego meglio. Questo ovviamente per chi non lo sa. Questa è una cosa che ho dovuto testare e ritestare svariate volte, quindi sono sicuro di quello che dico, perché per fare i video della loro ho dovuto inserire queste cose, questi dialoghi. A dire il vero, uno non l'ho inserito, avrei voluto, però era di troppo alla fin fine. Dunque, allora, German, i dialoghi segreti con German. Allora, uno ce lo siamo perso, ve lo dico già. È il primo di cui voglio parlare, ovvero, vedete che adesso German è qua perché noi non ci abbiamo praticamente mai parlato, ci abbiamo parlato forse una volta, e ogni volta ci parla di cose diverse. Quando arriviamo la prima volta al sogno, ci dice: vai a fare la caccia, cominciamo a ammazzare qualche belva, ti ci abituerai, è quello che devono fare i cacciatori. Dopo aver sbloccato il Cathedral World, invece ci dirà di andare a Old Yharnam, cioè cerca il calice dove, eccetera, eccetera. Dopo aver fatto quello, dopo aver sconfitto la belva setata di sangue e abbiamo sbloccato quindi l'officina della Chiesa della Cura, ci dice per l'appunto: vai all'officina della Chiesa della Cura. E dopodiché di solito scompare, cioè non lo troviamo più dentro qua nel sogno, cioè diciamo nell'officina, dentro l'officina del sogno, nella sua sedia a rotelle, ma troveremo una nota per terra che dice: ascendi alla cappella di Odon. Se noi accumuliamo 40 punti intuizione prima di uccidere Rom, cosa che noi effettivamente abbiamo fatto nel playthrough, accumuliamo 40 punti intuizione. Ormai bisogna fare un bel po' di tentativi perché questa cosa è random, ma utilizzando i marchi del cacciatore ardito è possibile, diciamo, resettare il sogno, ricaricare. E possiamo, sia qui, sulla macchia di sangue, se vogliamo, che c'è sul terreno, avremo l'opzione parla, come se lui fosse qui, ma lui non c'è. O al limite, ecco, vedete, in questo caso no, guarda, neanche a farlo apposta. Che un giorno sia un lontano ricordo. Che culo, ragazzi, che culo! È successo, non ho dovuto fare niente. Dunque, questa era la seconda cosa di cui volevo parlare, cioè il dialogo dell'automa. E dice: Flora della Luna. Flora si riferisce alla presenza della Luna. Almeno secondo me si riferisce alla presenza della Luna. Ed è anche logico che la presenza della Luna sia una femmina, perché tutti i grandi esseri che incontriamo sono femmine. In ogni caso, stavo dicendo di German. Dopo aver ottenuto 40 punti intuizione, e prima di uccidere Rom, se venite qui o lì in fondo, se appare, potete udire il primo dialogo. E il primo dialogo di German è criptico, ma ti rivela anche tante cose, perché dice: Lorenz, ormai sono diventato vecchio, questo sogno è lungo, cioè sono diventato vecchio, vieni a prendermi in un certo senso. Però lo dice con fare normale, non sembra preoccupato, però ti dice: ah, German conosceva Lorenz di persona, allora. E dopo da lì comincia a ricostruire tutta la cosa. Per il secondo dialogo, invece, che è decisamente più drammatico, che è quello che potete trovare nella seconda parte della lore che ho caricato, dovete avere 60 punti intuizione, almeno 60 punti intuizione, dopo aver sconfitto Rom, per l'appunto che la luna è scesa
su Yharnam. E stavolta nell'officina non succede, succede solamente qui. Quando voi, a furia di utilizzare questi marchi del cacciatore della minchia, venite qua e lo vedete sulla sedia, sta sognando all'interno del sogno in un certo senso, gli potete parlare. Anzi, quando vi avvicinate la prima volta vi fa il dialogo come mi ha fatto l'automa adesso. Altrimenti voi vi avvicinate, vi parla, o se no potete per l'appunto schiacciare l'opzione parla e vi rifarà quel dialogo, che è molto molto più drammatico, in quanto cioè, lo senti che German è alquanto esausto di questo sogno e disperato. Poi dice una cosa interessante, perché la notte blocca la vista. Sapete che gli occhi, la vista è intesa in una maniera molto più mistica e arcana rispetto alla vista normale, il fatto di vedere. La conoscenza, l'intuizione, lo sapete benissimo. E per l'appunto questo solamente dopo ROM e 60 punti intuizione. Stessa cosa con l'automa, vedete che adesso io ho pompato su 60 a 63 e mi ha fatto il dialogo. Allora, molte volte questo l'automa qua lo trovate qua alla tomba che prega, però voi vi avvicinate e lei si alza e non sempre lo fa. Se poi date un'occhiata al video della lore parte 2 che ho fatto, alcune volte può capitare che il dialogo ve lo fa qui, dove lei risiede di solito. È come se tu sentissi i suoi pensieri in un certo senso, potessi leggere nella sua mente, o forse semplicemente perché non ha un lip sync, non muovono le labbra i personaggi, quindi sta parlando, ma tu chiaramente non lo vedi. Comunque, alcune volte può farlo. Qui, infatti, se notate molte volte quando entrate nel sogno del cacciatore teletrasportandovi tramite la lanterna, utilizzando un marchio o quant'altro, il bordo inferiore dello schermo si scurisce, un po' come quando per l'appunto ci sono i dialoghi. E lo fa quasi sempre dopo tot punti intuizione, mi sembra dopo 50 e 60. E molte delle volte non dice niente, però alcune volte può capitare che ti fa il dialogo che ci ha appena fatto l'automa. Questo è un dialogo a dire che è raro non tanto, perché ve l'ho detto ragazzi, se venite qua con 60 punti intuizione vi dico che in 10, massimo 15, proprio se siete sfigati all'inverosimile tentativi ve lo fa. German ancor meno, io per il video della lore ero molto più preoccupato. Per il primo ho dovuto fare una decina di tentativi, nel secondo mi sembra che al terzo o il quarto marchio che ho utilizzato me l'ha fatto. Quindi, se vi interessa, sappiate che è così. Ok, dunque mi sono già dilungato un bel po' su questa cosa, non volevo dilungarmi così tanto. Allora, noi dobbiamo salire di livello. What is it Mi you sono perso altrove. Dove? Dove altrove? In un altro sogno? Reminiscenze del mondo reale? A 4 ore sei criptico sto gioco, porca puttana. Allora, in canale Echi del Sangue. Guardalo lì. Cosa possiamo fare? Io direi tinta, vitalità. Abbiamo ancora un punticino, io direi che ce lo sbatto. Sono tentato sulla resistenza, ma ce lo sbatto sulla tinta. Voglio che la mia cicaglia faccia un bel po' di danni. Oltretutto, adesso. Che rune, magari cambiamo un po' le rune. Al posto della corruzione mettiamo la radiosità, che è decisamente più utile. Queste qua ci siamo. Luna va bene. Direi che siamo a posto. Forzare le armi. Prima sono già venuto qua. E vedete, ho potenziato leveling a più 6. E volendo potrei portarla a più 7. Però, momento. Con la cicage. Possiamo portare la cicage a più 8. Signori, siamo sempre più vicini alla meta. Sempre più vicine. Poi fra un po' andiamo a Yharghul, quindi hai voglia. Ce n'è di roba. E quindi, direi che siamo a posto. Basta, basta cazzeggiare. Magari faccio giusto così. Se ce l'ho. Sì, ce l'ho. Facciamo così e così. Così abbiamo un pelino più di protezione. E per l'appunto, come ho detto, andiamo a Cathedral War di Yharnam, eccetera, eccetera, a fare tutte. A proseguire con le varie quest degli NPC. Quindi, Cathedral World. E via con le quest. Sì, comunque quella cosa qua del dialogo è molto molto interessante, perché per l'appunto tu vedi German che sembrerebbe che sogna all'interno del sogno. Strana come cosa, perché molto probabile che German, almeno io sono convinto che German è morto nella realtà. Comunque è passato talmente tanto tempo che per l'appunto è morto, perché tu, il tuo corpo rimane nel mondo reale forse come un cadavere, qualcosa di questo genere. Infatti, quando noi ci risvegliamo scegliendo il finale positivo,
qui ci sacrifichiamo. Noi ci risvegliamo a Yharnam, per l'appunto. Il nostro corpo è lì disteso come morto, però ci risvegliamo. È come se la nostra anima tornasse dalla prigionia del sogno. E per l'appunto la nostra coscienza, la nostra essenza ritorna nel suo corpo d'origine e finalmente possiamo definirci svegli per davvero nel mondo reale. Stessa cosa che capita con German. Stessa cosa che capita con Mikuláš. Però Mikuláš, vedete, sappiamo che è morto, eppure durante il dialogo dice: oddio, no, adesso dimenticherò tutto. Questa è una cosa che si sa, no? Varie volte ci viene detto nel corso del gioco che se ti risvegli ti dimentichi. Che però, dall'altra parte, c'è Eileen e Jura, che chiaramente sono stati cacciatori del sogno, però loro si ricordano, e come? Eileen soprattutto. Jura sembra quasi ricordare di più la caccia, però si ricorda pure del sogno. Mentre Eileen, proprio se tu muori durante un combattimento con Eileen, lei ti dice qualcosa tipo: c'è ancora la bambola, saluta la bambola da parte mia, dagli un saluto, una cosa di questo genere. E quindi bisogna un po' vedere. Non l'ho approfondito un granché perché ci avete veramente da diventare matti. Però, in ogni caso, adesso ragazzi, concentriamoci e facciamo le cose per bene. Allora, chiaramente dopo l'avvento della Luna, la nostra povera Arianna comincia a non stare tanto bene. Qualcosa di strano accade. Oggi niente sangue, temo. E infatti è incinta. C'è qualcosa che non va in me. È incinta. Però, per l'appunto, sta ancora crescendo il feto neonato. Non è ancora. Partorirà dopo. Poi abbiamo Adella, che invece è andata completamente fuori di matto. Abbiamo visto questa cosa, che questi chierici di alto rango che riescono a mantenere la loro tramite la loro forza di volontà, il loro lato umano, invece impazziscono per via della follia, della loro conoscenza, della loro intuizione. Questa infatti impazzisce. Dopo la uccideremo. Vi dirò anche e vedrete il perché. Cosa ancora più interessante è che invece questa vecchietta qua cambia totalmente registro. Cioè, prima no, non ci poteva vedere, ci odiava totalmente, mentre invece adesso. Oh! Guarda lì. Oh, eccoti qui! Certo. Sei tornata presto, tesoro. Dunque, qua ho già fatto un video correlato, questa qui. Comunque, abbiamo queste. Ci chiede ogni volta, abbiamo le due possibilità. No, ho la mia parte di problemi. Noi, ovviamente, diciamo, ho la mia parte di problemi. E questo mi sembra che la prima volta possiamo farlo per 3 volte. Ci dà il doppio dei sedativi ogni volta. Cioè, ce ne dà. Cioè, non proprio il doppio, ce ne dà 1, 2, 3. Per un totale di 6. Mi sembra. Oh, mia povera piccola. Sedativi, 2. Cosa c'è, tesoro? Ho la mia parte di problemi. 3 sedativi. E se noi gli chiediamo ancora, cioè gli diciamo ancora ho la mia parte di problemi, dai, aiutami, in poche parole. Oh, povera piccola, calma, un po' di pazienza. Mamma, mamma risolverà ogni cosa. Cioè, sembra quasi regredita di un certo stadio mentale. O comunque, non lo so, perché se è vero che effettivamente il rituale di Rom era riportare indietro il tempo di colpo è avanzato. Quindi forse era già diventata folle, noi invece l'abbiamo salvata quando, diciamo, era tornata ad essere normale. Non so se capite quello che sto dicendo. Comunque, su, sii paziente. E infatti adesso lei va a cercare altri elisir. E questa cosa si attiva dopo che ci teletrasportiamo da un'altra parte. Quello lì invece non cambia assolutamente registro, dice sempre le solite cazzate. Da questo qua abbiamo già ottenuto il gesto. Quindi siamo a posto. E Adella, per l'appunto, possiamo ucciderla. Non ci serve più a niente, non succede più niente. Cosa interessante è perché ci dona questa contorsione di Odon. E contorsione di Odon, dove sei? Andalo lì. Fornisce proiettili di mercurio l'attacco critico. Uno, è un po' una merda. Josefka può anche droppare questa runa, un po' più potente. Guarda caso, Josefka, Chiesa della Cura, un'altra suora. Solo che questa è in nero, lei è in bianco. E ok, quindi qua siamo a posto. E abbiamo per l'appunto la quest di Viola. E abbiamo il buon vecchio Alfred. Alfred, scusate ragazzi, Gilbert. Abbiamo il buon vecchio Gilbert, certo. Perché pure lui, oramai essendo affetto da questa malattia, tramite l'infusione del sangue si è contaminato al punto che con l'arrivo della luna, tacchete, belva. E ci droppa una delle rune migliori del gioco, ovvero Artiglio. Ci dà il 20% di attacco cruento in più. Tantissimo. Però facciamo le cose con ordine. Cominciamo.
Facciamo un po' di viaggio ritroso. Dai, un po' che non torniamo più a Yharnam Centrale. Bellissimo vedere Yharnam Centrale col cielo bluastro. Anche qua vedete nuvole viola, luce viola. Questo ultravioletto che Lovecraft citava spessissimo. Adesso c'è un racconto porcocane che non mi ricordo il titolo. Mi ricordo il protagonista. Cioè, l'antagonista al protagonista di questa cosa che si chiama qualcosa. Crawford Tillinghast. Era qualcosa su praticamente questo suo amico, questo studioso che era una sorta di Nikola Tesla dei poveri, mettiamola così, in quanto ha creato una macchina tramite l'elettricità che gli permette di vedere ciò che sta intorno a noi, la materia. E per l'appunto la prima cosa che gli mostra a questo suo amico è al protagonista dell'avventura, ovvero è il fatto che è in grado di vedere l'ultravioletto con questa macchina e guarda caso per l'appunto la luce viola, ovviamente. Ok, allora, viola, 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 Gascoigne. Dobbiamo andare. Possiamo andare sia di qua che di là. Che mio cazzo, meglio andare di là. Meglio passare il ponte. Sì, questo video ci facciamo una piccola pausetta. Andiamo con calma a farci tutte queste quest. E poi vediamo se resta tempo. Facciamo magari la prima parte di Yharghoul. Allora, proiettili di mercurio. Qui sotto c'è il porcellazzo che ha ammazzato Viola, gran figlio di puttana. Questa qua è la mini section delle scale. Facciamo scale su, giù, su, giù, su, giù. Vedete che in questo caso, già non mi ricordo più in che episodio, ho per l'appunto equipaggiato i messaggeri con il nastro rosso ottenuto dal cadavere, dei resti di Viola, oddio, è bruttissimo da dire perché è una bambina. L'ho equipaggiato sui messaggeri e l'ho mantenuto equipaggiato in maniera da non perderlo. Probabilmente non lo si perde, però per sicurezza io faccio così. Oh, come si è sbilanciato! Ok, questo è un attacco che non fa spessissimo, cioè, bisogna dirlo. Allora, Viola. Anzi, Viola, sorella di Viola. Vedete che la luce è accesa, prima era spenta. Non si sa il nome di questa qua. So che c'è una guida ufficiale in giro. Non gli ho mai dato un occhio, sarei curioso di vedere come si chiama. Oh, non è che per caso hai visto la mia sorellina? Non è che sia poi tanto grande neanche lei. Quindi Viola era veramente piccola. Che bastardi che siete, From. Bastardi. Non si fanno certe cose. Hai vista là fuori da qualche parte, vedete? Consegna il nastro rosso? Sì. Consegniamo il nastro rosso. Ovviamente 2 più 2 fa 4, quindi ci arriva anche lei. Perché ha deciso di uscire di casa? Io non c'entro! Non ho detto niente io! Ops. Almeno qualcosa che mi permetterà di ricordarla. E se noi adesso ci allontaniamo? Non vedo l'ora di indossarlo. Quanto mai? Folle, anche lei è diventata. Sta pian piano diventando folle. Poi dopo gli dai una notizia del genere. Non è che l'aiuta, diciamocelo. E quindi, adesso, per completare questa fottuta quest, veramente maledetta, dobbiamo utilizzare uno di sti marchi, risvegliarci. Forse teletrasportarsi con la lanterna è meglio. Magari ci teletrasportiamo a Yharnam Centrale. Così siamo in grado di fare anche quella di Gilbert, uccidere il povero Gilbert. Almeno siamo a posto. Non dobbiamo più ritornarci perché dobbiamo fare tutto il giro. Volendo potevamo farlo adesso, però gira e rigira comunque devi utilizzare ancora il teletrasporto. Quindi meglio farlo adesso. È il momento più opportuno. Voilà. Quindi da qua andiamo al sogno del cacciatore. Adesso ovviamente questa parte la taglio perché vi sega solo i coglioni. Ed eccoci qua. Guardalo là. Povero Gilbert. Povero Gilbert, esattamente come una belva di Old Yharnam. Guardalo lì, artiglio. Gilbert, caro mio. Farewell. Buon viaggio. Povero. Povero disgraziato. Poi, andiamo da Viola. A parte che volendo, facciamo
facciamo quasi prima andando di qua. Andando dal ponte. Ah, qua abbiamo le belve, vero? Ah, si è pure aggiunto quello lì. Tanto era morto, però vabbè. Muori, pure tu. Probabilmente ha droppiato fiale di sangue, ma se ne frega. Siamo a questa piccola shortcut. Oh, qua ci sono un casino di... Oddio, è vero, ci sono pure i cazzo di cani. Fortuna che sono deboli. Olè! Così. E c'è ancora un cazzo di cane, vero? Grazie, Evelyn, ti voglio bene. Un po' meno quando ne becchi uno con 50 in tinta che usa la polvere di midollo osso in PvP, però vabbè. Dettaglio. Vedete, la luce non c'è più. È spenta. E lì c'è il cadavere della bimba. Togliti da lì, cazzo. Come osi mettere il tuo piedone sulla sua testolina già fracassata? Maledetto! Mostra un po' di rispetto per i morti. Cazzo. Che... Mamma mia. Fa star male. No, davvero, veramente. Non mi piacciono queste cose. Nastro bianco del messaggero. Wow, grazie. Andiamo a vedere la descrizione. Tratto di un nastro di ottima qualità, lucido e perfetto, più adatto a una bella ragazza che a un vecchio e sciocco messaggero. Ma qualcosina in più potevate anche aggiungerlo, dai. Pace all'anima tua, mi dispiace. Quindi andiamo via da qua, che non mi piace assolutamente. Adesso dobbiamo invece andare al buon vecchio, all'infermeria, al primo piano. E quindi magari ci facciamo la strada a ritroso, che è sempre la via più breve in sto caso, per l'infermeria. Mamma mia, sta quest di Viola, che fettenti veramente, cioè, non viene tutto, né? È realistico in tal senso, perché a me sono sempre i deboli e gli indifesi che ci vanno di mezzo. Però non fa mai piacere. Fiala di sangue. Un'altra. Per cambiare. Quindi, ora possiamo andare da Josefka. Che errore gigantesco che ho fatto pure io all'inizio. Pensavo fosse incinta, invece non è assolutamente incinta. E quello che ti frega è che dice che nausea, e per l'appunto il terzo cordone lo recuperi dal suo ventre, ma non c'entra niente, perché è semplicemente l'animazione di drop, non c'entra un cazzo. Non è incinta. Infatti non potresti nemmeno tenerlo, terzo cordone, se fosse solo incinta e non avesse ancora partorito. Infatti quello di Arianna lo teniamo uccidendo il neonato. È il neonato che possiede il terzo cordone, non la madre. È un po' strusa la cosa, non è come... nella normalità. Oh. Te è sempre coi perri, schifoso di... Anzi, la roll è resistente, però. Per essere debole i danni da fondo è resistente. Adesso se lo è. Figa. Ma qua ci sono i soliti corvi, ovviamente. Li lasciamo stare, perché... se tutti insieme ci donano 200 echi del sangue, siamo fortunati. Allora, qui sì, già a posto tutto quanto, abbiamo già fatto tutto. Quindi andiamo dove prima lei ci ha detto: guai a te se ti avvicini. Vattene, lasciami finire il tuo lavoro, il mio lavoro, che tu fai il tuo. Fatti i cazzi tuoi, in poche parole, ecco. Come direbbe Antonio Razzi, fatti i cazzi tuoi. Ma fatti i cazzi tu, amico caro. Quindi adesso è lì sul tavolino. Intanto vediamo che razza di casino lavorava sta qua. Sangue ovunque, siringhe, catene. Una sedia con una cinghia di costrizione a patte. Assurdo, crudeltà immane. No, non l'ho mai provata, grazie a Dio. Non ci tengo. Sta progredendo, ora vedo delle cose.
Sono diversa, non sono una belva, ovviamente. Dai, che orrore, ma ciò prova che sono stata scelta. Oddio, non proprio. Non lo vedi come si agitano dentro la mia testa? Gli occhi che le stanno crescendo. Quasi un'estasi, poi i tic che c'ha veramente sono. Un'impressione, fatto troppo bene. Infatti, se no lo ammazziamo. Terzo cordone ombelicale. Questo cordone dice: una grande reliquia, altrimenti conosciuta come cordone dell'occhio. Tutti gli infanti dei grandi esseri possiedono questo precursore del cordone ombelicale. Vero. Però manca la parte dove dice: ogni grande essere perde il proprio figlio e ne brama poi un sorrogato. Invece dice: il rettore Willem ha cercato il cordone per elevare se stesso e i suoi pensieri al livello di un grande essere, fornendo il proprio cervello di occhi. Come si agitano dentro la mia testa, cordone dell'occhio. Era l'unico modo per aspirare alla loro grandezza, se così si può chiamare. Infatti notate, adesso la noto bene questa cosa, come il disegno perlomeno di questi strani occhi neri che c'ha sulla superficie di questo cordone, assomiglia, il tutto assomiglia molto alla testa di Rom, con quegli occhiolini piccoli neri strani. Notate, quindi è possibile, come dicevo nel video della lore, che sia il cordone di Rom, però allora Willem ha prima fatto evolvere Rom e poi si è evoluto tramite il suo cordone. Non starebbe tanto in piedi. Secondo me sono accadute contemporaneamente le cose, cioè Rom è la sua evoluzione in grande essere, mentre la sua mente è stata. È riuscito a separarsi in un certo senso. Secondo me, perlomeno, è andata così. Comunque, è questo che frega. Non c'entra assolutamente un cazzo col fatto che sia incinta. Tutti gli infanti dei grandi esseri, può darsi che. Può darsi. Willem probabilmente è diventato un surrogato del cosmo, perché richiamato, surrogato. Forse lui stesso ha dato alla luce Rom. Possibile che un maschio possa dare alla luce un grande essere? Possibile, non ci sono. Non è una cosa biologicamente naturale per un essere umano, è una cosa divina, cioè Eldritch Liaison, questa relazione sovrannaturale, questo legame sovrannaturale. Quindi può darsi che abbia dato lui alla luce Rom. Una figlia. Ebrietas, figlia del cosmo, presenza della luna. Rom, tutte femmine, Amigdala. Che trama geniale. Cioè, non è. Eh no, è geniale. Vaffanculo, che cazzo. Non bisogna sminuire. Quando c'è da fare i complimenti, c'è da fare i complimenti. Miyazaki, sei un figo. Number one. Come sempre, cazzo. Sempre al top quell'uomo lì. Pazzesco. Nonostante abbia preso spunti da destra e manca, ma come li ha mescolati e come ne ha tirato fuori una versione del tutto sua, è stupefacente. Ok, quindi abbiamo il terzo cordone. Abbiamo fatto le varie quest. Quindi direi che siamo a posto, infatti vedete che è volato il tempo, perché siamo già intorno alla mezz'ora. Quindi non so se ci conviene fare il primo livello di Yharghul. Magari, già che ci siamo, cosa possiamo fare? Possiamo completare la quest della vecchietta. Questo possiamo farlo, ragazzi. Sì. Perché non bisogna arrivare a un punto specifico del gioco. Dopo che si è attivato quel dialogo che abbiamo visto prima, con la vecchietta possiamo fare quello che vogliamo. Basta semplicemente continuare a teletrasportarsi. Di zona in zona, perché non basta utilizzare un marchio da cacciatore al dito, perlomeno non all'inizio. Devi spostarti in un'altra zona, come abbiamo fatto noi, ritornare al Cathedral World, poi lei sarà di nuovo lì. Facciamo proseguire la quest, ci spostiamo, torniamo e la quest si conclude. Vedete quello che vi dice? Vedete che il bordo inferiore si scurisce come quando ci sono i dialoghi? In questo caso non dice un cazzo. In questo caso vedete che anche lei è assopita, è un automa, cazzarola. Mi avete anche chiesto nei commenti che cosa è secondo me l'automa. Non l'ho messo nel video della lore per non incasinare troppo le cose, perché è già abbastanza incasinata di per sé la cosa. Per capire la storia principale non è necessario sapere esattamente chi è che cosa sia l'automa, però si capisce tra le righe quale sia la sua funzione, cioè prelevare questi echi del sangue da te. Ti dona la forza, però ti prende gli echi del sangue e li dà alla presenza della luna. Flora, presenza della luna, flora della luna, del sogno. Le comunica con questo grande essere, quindi in un certo senso lei è una sorta di surrogato, quindi, cioè, surrogato, non proprio surrogato, perché essendo ammettendo che sia un automa, cioè che un automa non ha emozioni, non è in grado di prendere vita, non è in grado di dare alla luce un figlio o qualcosa,
Lei è solamente uno strumento utilizzato, controllato dalla presenza e poi in seguito controllato da te o da Odon. Perché se tu nel terzo finale, cioè terzo finale, nel finale in cui consumi questi tre cordoni, quindi acquisisci sufficiente conoscenza cosmica per elevarti a un grande essere, per iniziare questa tua trasformazione, mettiamola così. Mi piace come termine, però. Calza a pennello. Alla fin fine lei ti raccoglie da terra e ti dice: hai freddo. Sembra quasi. C'è un certo affetto materno, c'è un certo atteggiamento materno nei suoi confronti, nonostante sia un automa per l'appunto. Però, come abbiamo visto, quando gli diamo l'ornamento, piange, gli scende una lacrima, si ricorda di qualcosa. È molto astratta la cosa, non è. Non la puoi definire in canoni. Come si dice? Normali, mettiamola così. E comunque lei ti prende in braccio questa cosa. E quindi, se andiamo a vedere Mergo, ad esempio, Mergo usava la baglia per proteggersi. Non è detto che l'automa venga usato da te in qualità di grande essere per proteggerti nel tuo inizio, finché non cresci fondamentalmente. O forse. Ricordate la descrizione dei cordoni? Tutti i grandi esseri perdono il proprio figlio e ne bramano un surrogato, assumendo che la presenza della luna sia la prole della luna di Odon del cosmo. Muore per mano tua, tu ti elevi, automaticamente ti adotta in un certo senso. Ne brama un surrogato, un sostituto nella versione italiana. Quindi è possibile che l'automa fosse sempre controllato da Odin in un certo senso, mentre la presenza della Luna è quella che gestisce le cose. Non lo so, ragazzi, sono speculazioni che però vedete che hanno senso in ogni caso. Comunque adesso non perdiamoci troppo in chiacchiere. Andiamo magari a dare un'occhiata se German ha fatto. Perché abbiamo avuto fortuna prima, magari abbiamo doppia fortuna. Eh sì, sto cazzo. Troppo bello per essere vero. No, poi oltretutto non ci ho nemmeno ancora parlato, vedete? Quasi tutti i sacrificati nei recessi della tomba degli dei, pochi sono arrivati in superficie. Sono andati persi nelle mani degli uomini, ma se i racconti dei cacciatori sono veri, nel borgo della valle. Ecco. Forse questo non mi ricordo, ragazzi, se l'ho detto all'inizio del video. Comunque, per cominciare ad attivare, almeno da quel che ho potuto vedere io, per attivare questi dialoghi speciali, devi prima esaurire tutti i dialoghi, fin tanto che lui è qui all'interno dell'officina. Per far sì che se ne vada e dopo cominciano questi dialoghi speciali. Quindi adesso ci parla di questo, se noi usciamo e ritorniamo ci parlerà della vecchia officina, se usciamo e ritorniamo ci sarà solamente la nota. Ok, quindi abbiamo detto vecchietta e vecchietta sia. Ah, vedete, teletrasportandoci, ormai è lungo sto processo, teletrasportandoci la vecchietta ha lasciato la nota. Quindi dobbiamo riteletrasportarci. Ecco, giusto per confermare quello che dicevo prima, no? La chiesa della cura e i pastori del sangue che ne fanno parte, bla bla bla, al passato erano i protettori dei cacciatori. Ai tempi del cacciatore Ludwig, per si riferisce ai cacciatori della chiesa della cura, non ai cacciatori di Belve. La loro officina speciale, oggi molti pastori neppure ricordano i cacciatori. Ma hanno ancora molto da offrirti, quindi ascolta il messaggio dei tuoi predecessori, ovvero raggiungi la cappella di Odin. Lui però nella versione originale ha sentito Ascend Odin Chapel, cioè ascendi, che è fondamentalmente la stessa cosa. Raggiungere la cappella di Odin, da lì potrei arrivare all'officina della chiesa. Quindi niente dialoghi speciali per il momento. Ora, vedete che adesso io ho cambiato zona, cioè sono tornato al sogno, mi sono spostato alla frontiera dell'incubo, sono tornato indietro, di nuovo qua, quindi tre caricamenti, due coglioni, però la vecchietta c'è. Vedete? Oh, bentornata, sei stata molto paziente. E questo ti aiuterà a dimenticare. Ancora, sedativi. Quindi, l'ultima volta possiamo chiedergli di andare a cercarci sti cazzo di sedativi. Ho la mia parte di problemi. Calma, calma, un po' di pazienza, mamma risolverà ogni cosa. Su, sii paziente. Bla bla bla. E qui stessa cosa, dobbiamo teletrasportarci. Dunque, questa cosa. No, magari ve la dico dopo. Prima completiamola su questo. Ok. Dunque, vedete che la lettera è ancora lì e lì intravediamo già il cadavere fuori dalla porta, purtroppo. Però per avere la conferma dobbiamo parlare con questo qua. Come è potuto accadere? Una belva qui? Perché dici una belva qui? Perché? Colpa mia, tutti divorati e devastati ed è tutta colpa mia. Ma questo sembrerebbe lo stesso dialogo che ti fa quando, per l'appunto, tu porti il cieco, quello
quello che abbiamo incontrato ai boschi proibiti qui e ammazza gli NPC, ti dice la stessa cosa. Quindi, o che hanno fatto il trigger, cioè basta che muore un NPC e lei dice quella frase lì. Non lo so. Volevo solo aiutare una volta nella mia vita, mi dicevano che non ce l'avrei fatta. Mia madre me lo diceva sempre, tutti me lo ripetevano. Mi dispiace, mi dispiace. Ho capito che ti dispiace. Però non mi ha fatto quel dialogo. Dice, la povera vecchietta è morta, non lo sapevi? Una cosa così ti dice. Stavolta me l'ha fatto diverso. O forse io mi confondo, può darsi. In ogni caso, se veniamo qua, vedete, non ce l'ha fatta. Era sulla strada, ci stava portando sti sedativi ed è morta. Sedativi, da notare la posizione fetale che ha assunto. Davanti a una tomba, poi è morta. No, la cosa che vi volevo dire prima è che se noi questa qua la uccidiamo con mano nostra, dirà una cosa interessante. Dice: no, perché è il sangue di tuo padre. Allora, chiaramente è folle. Noi non siamo imparentati con questa qui, è ovvio. Però è strano che dica questo perché non so se si riferisce ai sedativi che per l'appunto ti porta. Che dice: medicina liquida preparata a Bergenware, funziona come calmante. La follia fin troppo diffusa fra coloro che si addentrano nell'arcana. Il sangue umano denso. Sangue umano denso ha la capacità di calmare i fragili nervi delle menti più curiose. Il suo utilizzo ovviamente conduce spesso a una dipendenza dell'infusione del sangue, per quello che ne ha un bordello. Quindi non è detto che magari questa qui, dando i suoi sedativi a noi, lei si è privata di questi sedativi ed è impazzita, è morta. Calcolando che lì c'è amigdala. Potrebbe c'entrare qualcosa, ma non è detto perché non è che ti uccide a distanza, amigdala. C'è un motivo ben preciso. Se ti prende, ti viene la follia perché ti costringe a guardare dentro di lei. Comunque, niente. Così si conclude la sua quest. Se possiamo chiamarla. E guardando bene, ragazzi, ci sarebbe ancora due quest da concludere. Ovvero quella di Arianna, ma questa dobbiamo uccidere Mikulaj prima. E poi c'è quella di Aileen, che volendo possiamo anche farla adesso, ma con le statistiche attuali. Non ho tendenze suicidi, ragazzi. No, no, lo faremo dopo. C'è il famoso cacciatore. Però questo lo faremo in un altro video. Direi che questo qua ha raggiunto una lunghezza più che accettabile. Abbiamo visto un po' tutte le cose. Ci siamo presi una pausa dal solito smaciullamento di belve, sangue, morte, grandi esseri. Mentre nel prossimo episodio riprenderemo in grande stile perché ci facciamo gli Argul, il Rinato, arriviamo all'incubo. E poi proseguiremo col coro. Cattedra vuol superiore, eccetera, eccetera. Per intanto restiamo così. Quindi, alla prossima, ragazzi.